Via. Un appuntamento importante e anche emozionante questa mattina per il Carnevale di Fano con l'annullo filatelico. Assolutamente sì, è un momento molto particolare e anche significativo. E una delle cose forse più singolari, che non so se tutti l'hanno notato, questa non è stata una richiesta della carnevalesca di Fano alla quale, diciamo così, il Ministero del Made in Italy ha risposto positivamente. Questa è stata una individuazione da parte del Ministero del Made in Italy e del Ministro Urso, riconoscendo quindi di fatto a Fano la caratteristica di essere uno dei carnevali più storici e migliori e più belli d'Italia, più significativi d'Italia, e questa è una cosa molto importante. Importante per la città di Fano, importante per la regione Marche, che io qui oggi ho l'onore di rappresentare. Il presidente Acquaroli mi ha chiesto di essere presente questa mattina, ovviamente la cosa mi fa più che piacere, essendo anche di Fano, essendo fanese. Quindi ecco, quello di oggi è un momento di grande riconoscimento e accrescimento per quel che riguarda il Carnevale di Fano. Che sia un carnevale storico lo sapevamo, che fosse un carnevale sempre ben accolto da tante persone, da tanta cittadinanza, da tanti turisti che vengono a Fano lo sapevamo. Ecco, essere un carnevale che è stato, diciamo così, notato, tenuto in considerazione a livello ministeriale e governativo, tanto da dedicarci questo momento del nullo filatelico di un francobollo apposito proprio sul nostro carnevale, ecco, ci rende, ovviamente ci dà soddisfazione, ci rende onore proprio alla città e a tutti coloro che per tanti anni, per decenni o per secoli addirittura, hanno portato avanti questa splendida tradizione che ha fatto conoscere evidentemente la nostra città a livello nazionale e io credo anche internazionale.